In testa ho un buco nero. Per quanto mi sforzi, non riesco a ricordarmi di questo Massimo. Voglio morire, mi fa una rabbia. Pian piano ricorderai. Spero che prima o poi... Che le prende? Ma che pensa? Io ti potrei rendere molto felice, Flor. Proprio di questo volevo parlarle. Voglio essere sincera, perché lei lo è sempre stato con me. E... la verità è che... ho conosciuto qualcuno. E chi è? Un idraulico stupendo è venuto ad aggiustare un tubo e abbiamo scoperto l'amore. Spero che non si arrabbi. Ma davvero? Sì, non è fantastico? Sì, certo, è perfetto. Insomma, è un buon partito, già, no? Avrà qualcosa di speciale se ti sei innamorata di lui. Gli occhi. Mi piacerebbe conoscerlo. Stupendo, mi fa veramente piacere che siamo amici. Potrei organizzare, che so, una cena tutti insieme, tutti quanti. Ma certo, vado da Massimo per... No, non c'è, è andato a Kikiriki, non lo so. A Kikuragan, e come mai? Non lo so, non conosco quel tipo. Beh, ci vediamo, a presto, signorina. A presto. E questi? Flor, sono per me! Flor, ascolta il tuo cuore che si strugge d'amore, tuo Julio Melarossa! E questi? Gli stessi fiori? Sarà un segno. È chiaro, è lui, è il mio principe azzurro, è così? Floricienta, Floricienta, tragedia greca! Nicolas e Franco arrestati con bata e faccia come volgari ladro! Cosa? Come? Ya! Yeah. Allora, fammi vedere la foto che ha mandato il senegalese. No! Santo cielo! Che brutto! Mai vista una persona così! Eppure io ne ho viste tante! Per l'amor del cielo! Vieni, Delfina, osserva questo! Ti prego, è inguardabile! Ma che orrore! Matta. Io sto sola, sto male, con tante cose per la testa e tu che fai, chatti? Oh, prendi la vita con gioia, figlia mia, altrimenti ti vengono le rughe! Problema spaventoso! Problema! Piccoli gemellini arrestati in commissariato, polizia! E chi se ne importa? Come? Lei è tuttora responsabile! Quei mocciosi avranno combinato sicuramente qualcosa per stare dove sono. Passa là. No, devi andare, dai retta alla donna giurassica, rispetta i tuoi obblighi. Perché? Continua, sono stanca di fare la finta madre amorevole di quei mocciosi. Anch'io voglio divertirmi, voglio essere come te. Ora basta, rispetta gli obblighi che ti impone la futura corona reale. Vai e vai, forza, forza a lavorare. Fa vedere. Che bel cioccolatino bianco. Sì, carino, ma è bianco. A me piace il cioccolatino nero. Ecco, dunque. Caro amico africano, mi piacerebbe conoscere te e la tua cultura ancestrale. Ecco, che ne dici se ci vediamo oggi pomeriggio in centro? Vediamo che risponde. Sì, ha detto sì, ha detto sì. Che mi metto? Che mi metto? Faccia silenzio, così peggiora la situazione. Non mi minacci, signor Robocop. Voglio vedere subito i miei ragazzi e li voglio sani e salvi. Vado a parlare con il capo di questo idiota. Prendetela! Lasciatemi! Non provate ad arrestarmi, sono un'onesta cittadina. Sì, buongiorno, sono qui per dei ragazzi. Cosa posso fare? Oh no, un altro, la prego. Ho già una matta di là che sta facendo impazzire il commissariato. Non dica altro, capelli lunghi e ondulati, vestiti esagerati e grida, grida, grida. Affermativo, eccellente identikit, bene. Proprio a me dovevano dare i gemelli. Io sono Delfina Saint-Jean, vedova Fritzenwalden, futura Calderon della Hoya, l'unica tutrice ufficiale di quegli animali. Non fatemi arrabbiare, altrimenti scorrerà del sangue, capito? E non mi guardi con quella faccia insolente, perché la prendo e la sbatto al muro. Sono stata chiara? Tu qui, hai risolto qualcosa? No, ma le ho fatte arrabbiare parecchio. Bene, grazie. Ora me ne occuperò io, parlerò io con il commissario. Perfetto, ti seguo a ruota. Dicevo, perché i ragazzi sono dentro? Potranno uscire presto? Volevano corrompere un ispettore. Lui voleva chiudere il loro locale, quindi... Sono proprio degli irresponsabili. Mi scusi un attimo. Pronto? Ah, sì, signore. Sì, sì. Signor, sì. Sì, sì, sì. Il commissario ha deciso di rilasciare i ragazzi e può parlare con loro, eh? Perfetto, la ringrazio. Ha imparato ora come...
come si fanno le cose. Non serve urlare come una pazza. C'era solo una cautela. Per la prima volta sono felice di vedere la tua faccia. Mi rallegro. Senti un po', dove hai preso i soldi? Sono fatti miei, che ti importa? Ho dovuto vendere i miei gioielli. Rubati, gioielli rubati. Ma smettila, per favore. Ti chiedo un favore enorme. Visto che mi sono occupata io della parte più importante, ti dispiacerebbe pensare tu ora a quei mocciosi? Perché io devo fare shopping e occuparmi di mille altre cose. Hai una bella faccia tosta. Vediamo se riesci a mettere in riga questi bambini una volta nella vita. Ma senti, là dove sono i miei ragazzi? La cauzione è pagata, c'è troppa burocrazia in questo paese. La prego. Oh, eccoli i miei bimbi, ma guardateli con quelle faccine, abbattuti, affamati, talmente stanchi da non potersi neanche ribellare. E sarebbero questi i nemici pubblici 1, 2, 3, 4 della nostra nazione? Stia zitta! Altrimenti l'arresto per... schiamazzi! E voi, come fuori di qui! Come si permette? Come se fosse la prima volta che me lo dicono. Andiamo, tesorucci! E me ne vado perché lo decido io, non perché ho paura di voi. Fuori di qui! Ma chi vi ha insegnato a corrompere? Non potevate parlare col poliziotto Flor, e spiegargli? Prego, abbiamo già avuto una ramanzina dall'ispettore, dal commissario. E adesso ci metti anche tu. I soldi però stava per prendersi. No, stava per prenderli. Smettila, ma così peggiori sono le cose, basta. Se non fosse stato per te non sarebbe successo. Mi pare che fossimo tutti d'accordo. No, cari miei, la colpa è di tutti quanti. Sto dicendo sul serio. Aspetta un momento. Anche tu eri d'accordo, no? Quindi no, adesso... non ero d'accordo. Ho detto di aprire il locale, non di corrompere o di far lavorare i minori. Ora, ma che cosa? Ora pensate a riaprire, verrà un sacco di gente. Ma che dici? Hanno messo i sigilli. Allora procuratevi i permessi. Ora vado, Greta è da sola, su. Aspetta un attimo. Devo chiederti una cosa. Sentiamo. È vero che di colpo ti sei dimenticata di Massimo? Sì, è vero, non lo conosco. Ora devo andare, dai. Cerca di calmarti. Mi spiegate che cosa è successo? Spero che Flor riuscita a liberare Pampini. Io non potrei pensare che creature stanno dietro sbarre. Che odore acida. Non poter essere Crauti perché spento pentole. Ma... spaventoso, Martin, ancora continua a dormire. Ma che puzza di cavallo. Greta. Tutta stanza a avere odore di tana di capra. Smettila. Andare a lavarsi ora, basta. Lasciami dormire. Nein, io parlare sul seria. Essere odore insopportabile. Greta, forza. Non hai capito. Non a lavarsi. Mai. Lavarsi. Mai e poi lavarsi. Mai. Quindi lavarsi. Non insistere. Lavarsi. Voglio accumulare la sporcizia per anni come un trofeo di guerra. Oh. Senti che delizia. Senti, è buonissimo. Così non volere darmi retta, no. Perfettamente bene. Se Marti non va a doccio... Doccio, sì. Doccio va a Marti. Non ne avete fatta una giusta. Potevate almeno dirmelo. E perché? Ce l'avresti proibito. Certo, ma come vi è venuto in mente rivendere alcol senza licenza e di far lavorare una minorenne? Ci aveva detto che aveva 18 anni. Esatto. Non lo sapeva. A chi è venuto in mente... di corrompere un ispettore. Ragazzi, basta. Non fatela tanto lunga. È stata ormai colpa è successo. Va bene, ora basta, state zitti. Vi proibisco di continuare con questa pagliacciata. Aspetta, perché tu non ci proibisci un bel niente, no, chiaro? Forse non... Otterremo i documenti che servono e lo riapriremo. Ma è no, buona forse fare. Non mi sono spiegato. Vi proibisco tassativamente di aprirlo. Adesso vado perché ho cose più importanti da fare. Ciao. Ah, ragazzi miei, che peccato. Non ci fa aprire il locale, quanto ci dispiace. Hai capito? Che depressione, fare shopping ma non poter comprare niente perché ho speso tutti i soldi per quei mocciosi delinquenti con quella cauzione. Neanche volevo poi. Che diavolo fai? Ma vuoi che ti faccia fuori? Mi hai fatto la mia peso e la scarpa, cane pulcioso! Ah! Greta! Vieni un attimo! Devi cacciare gli ospiti e questo cagnaccio qua! Ti sei fatta male? Sì! Quanto mi dispiace! Che importa a te! Per caso mi ha chiamato Massimo? Mi ha chiamato? Che dici? No, perché? Ah, beh... E si chiama, gli mandi un bacio da parte mia. Grazie. Ma
Ma perché succedono tutte a me? Oh, eccoti! Ho appena avuto un'esperienza indimenticabile. Ho conosciuto uno su internet da non credere. Ha dei dentoni bianchi. Sì, e occhi bellissimi. Cioè, non puoi capire. No, non... Ma che ti prende? Calmati, non mi ascolti quando ti parlo. E calmati, così invecchi prima. Ah, fammi un favore. Coprimi con Boniglia. Mi segue dappertutto, non ne posso più. Mamma! Mi fa male da tutti i piedi, nessuno mi aiuta. Anche la spalla ora. Secondo. Che fortuna che lei sia qui, non ce la faccio più. Floricienta, tu essere mia eroina. Beh, dai, non è che ho salvato il mondo. I ragazzi non hanno ucciso nessuno ed è stata quella vipera di Delfina che li ha fatti uscire. Flor! Allora, continuare a fare tonna di casa come sempre, grazie. Di niente. E vedere che succede con Crown. Allora, buona fortuna. Che cos'è? Ah! È lui. Cosa? Scendo? Va bene, arrivo. Ma santo cielo, mi tira i sassolini come Romeo e Giulietta. Sì, sto bene. Ah, che fortuna, che ti sì, ho incontrato. Ci vediamo stasera? No, perché? Qual è il problema? Nessuno. No. La tua ragazza non crede che tu sia fuori, eh? La mia... Senti, Massimo, ti avverto. Se ti piace mentire alle ragazze, con me non funziona, perché odio le bugie. Sì, ci siamo capiti? Sì, certo. Volevo dirti che non possiamo continuare così, no? Siamo sinceri, d'accordo? Sì. Bene, è perché... È per Delfina? O per quella tardona di Flor? No, è che la mia vita è programmata. Sei arrivata tu e è successo quello che è successo. Sai, un uomo e una donna si incontrano e... Ma sinceramente, beh, tra noi non può continuare. Bene, Massimo, sai cosa ti dico? Se hai intenzione di piantarmi in asso, scateno un vero putiferio, capito? Ciao! Vi interrompo? Sì, ma se vuoi ti racconto tutto. Ciao. Che cosa vuoi ancora?